Ciao a tutti ragazzi, bentornati su God of War. Allora, siamo arrivati in questo luogo straordinario. Abbiamo avuto un incontro molto ravvicinato con un serpente gigantesco che ci ha parlato e non abbiamo capito assolutamente niente di quello che ha detto. Atreus ha provato a tradurlo, ma non ha capito anche lui. E quindi ci troviamo in questa specie di piattaforma lunga. Dobbiamo esplorarla e cercare di capire cosa possiamo fare qui. Siamo arrivati in barca, ovviamente, partendo da una cantina, ovviamente, che la strega dei boschi ci ha aperto dopo aver curato un cinghiale. E niente, siamo qui alle spalle abbiamo la statua di Thor, il dio del tuono. E niente, ragazzi, andiamo avanti e vediamo che cos'è questo posto. Intanto parliamo qui, è tutto allagato in realtà qui. Quindi direi che niente, dobbiamo solo salire. È la strada per la montagna. Sembra di sì. Guarda un po' chi c'è, il bestione barbuto e la sua progenie. Ho giusto qualcosa per voi due. Ma Brock, come ha come hai fatto? Non sono affaracci vostri! Entrate! Ho qui qualcosa per voi! E non azzardatevi a fregarmi il posto! L'ho visto io per primo! Ok. Che vorrà da noi? Farci perdere la pazienza. Quando si saprà della mia nuova bottega, la gente finalmente accorrerà in massa. Si arrampicheranno l'uno sull'altro solo per sentire il profumo della mia mercanzia. Vedrete! Ma come ha fatto a... Prendi quel mucchio di pietre, usando quella chiave di Yggdrasil, ti apre una porta magica per i rami dell'albero del mondo. Una scorciatoia tra i regni. Se ne vedete uno in giro, usatelo per tornare in fretta da me. Ma ha una sola direzione. Porta qui e da nessun'altra parte. In ogni caso, mai, 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 mai dovete gettarvi dal ciglio del sentiero se non volete tirare le cuoia. Beh, non credo proprio. Ah, ecco come ha fatto ad arrivare qui. Vabbè, comunque, vediamo che cosa fa Mi adesso. sistemo io allora. Allora, ora nei negozi sono disponibili talismani, pomi e incantesimi. Nei negozi puoi potenziare l'armatura così come il resto dell'equipaggiamento. Premi a destra per selezionare il menu di potenziamento. Potenziando un'armatura ne accresci le statistiche e il livello di potenza. Inoltre potrai aggiungere castoni incantesimo. Allora, quindi qui abbiamo sempre così. Faretra artiglio. Ricarica più in fretta le frecce dell'artiglio, carino. Se no, talismano. I talismani hanno effetti unici che possono aiutarti nel combattimento. Puoi potenziarli al negozio per aumentarne l'efficacia e ridurre il tempo di ricarica di alcune capacità. Fai ottenere un bonus di vita, però non possiamo, non abbiamo le risorse. Questo è carino, però vorrei vedere eventualmente cos'altro abbiamo. Allora, armatura a braccia, bende d'avambraccio del predone che aumenta la difesa ma leva forza e fortuna. Se no abbiamo i bracciali in pelle di cinghiale che aumenta forza ma leva fortuna. Se no, armatura a fianchi, economica ma robusta, viene usata dai clan dei predoni. Favorisce la difesa, quindi forza meno 8, difesa più 4, fortuna meno 4. Cintura in pelle di cinghiale, aumenta lievemente la forza, più 1, ma ci leva 4 fortuna. Cioè, qualunque cosa facciamo ci leva fortuna, ma che è? Pomo dell'ascia. Puoi equipaggiare la tua arma con un pomo.
Ciascun pomo aumenterà le statistiche e fornirà vantaggi unici in base alle tue azioni in combattimento. È possibile potenziare i pomi per migliorarne le statistiche. Quindi, questo, per esempio, impugnatura ricurva della guarigione ci dà un più 1 in forza e un più 4 in ricarica. Carino. Se no, questo un più 3 in forza più 2 in ricarica, probabilità elevata di attivare un vantaggio che conferisce una benedizione della ricarica quando si esegue un fendente del boia. Invece probabilità bassa di attivare un vantaggio che fornisce una benedizione runica ad ogni lancio di precisione a segno. Forza più 1, runico più 6. O se no, impugnatura da guerra apprendista, probabilità elevata di attivare un vantaggio che conferisce un dono della forza quando si esegue un fendente del boia. Più 3 in forza e più 3 in fortuna. Almeno uno che dà fortuna in più, insomma. No, in realtà io farei... quella ricurva perché dà un più 4 in ricarica. Anche se però comunque questo dà più forza. Facciamo questa. Più 2 in ricarica, però comunque dà un più 3 in forza, dai, crea. Vabbè, poi lo vedo. Talismano. Quando la vita di Kratos scende a livelli critici, si attiva una barriera invulnerabile per alcuni secondi. Quindi, vitalità più 4, fortuna meno 12, addirittura difesa 8, meno 8. Se no, talismano nel potere risoluto conferisce un breve aumento di forza quando la vita di Kratos scende a livelli critici, più 4 in forza, meno difesa e meno 12 in fortuna. Ragazzi, così anche peggio. È vero che non so, eventualmente la fortuna, ecco, che potenza vorrei equipaggiarlo. E poi incantesimi, simbolo della minaccia, un incantesimo che aumenta la vitalità di 3, questo la ricarica di 3, runico di 3, fortuna di 5. Andrei a fare questo di vitalità. Fortuna e scatenatevi! Aspetta, Ascia. Ah, eccolo. Seleziona. Ecco, equipaggia. Vai. Allora, rivediamo un attimo gli obiettivi. Raggiungi la torre. Ok, dovremmo andare in qua allora. Il nostro obiettivo è raggiungere la montagna, quindi dobbiamo andare in qua e vedere eventualmente come fare. Cos'è questo? Un corno. Si soffia qui. Lo suoniamo? E le conseguenze? Ma se appena vediamo leve pulsanti, li premiamo o tiriamo? Conseguenze che possiamo prevedere. Qui è diverso.
Dobbiamo sviluppare il tuo istinto. Ah, non lo so, io non saprei. Facciamo una cosa. Suoniamo. Io penso che questa cosa qui ci farà chiamare il serpentone eventualmente lì. Lo sapevo. Suoniamo il corno. No, saggiamo la tua risolutezza. Io sono risoluto. Un sacco. Vabbè, pare che non si può fare. Beh, probabilmente ci sarà un momento specifico in cui dovremo usare quel corno. Prepara. Atreus si sente più sicuro in battaglia e ora aiuta Kratos attaccando i nemici quando ne ha l'occasione. Nella sezione abilità puoi affinare le sue capacità, ok? Attento! Ucciso un altro! Alla montagna. Pronto. Predoni. Erano normalissimi predoni umani, ma sembra che siano stati corrotti dalla magia di Seir. Da quanto sta succedendo tutto questo? No, questo è un pesce. Conosco queste rune. Se trovassimo un codice, potrei tradurle. Anche queste? Dovremmo tornare con un codice. Scendiamo un attimo qui, vediamo che cosa c'è. Aggiornamento sull'incubo. Questi incubi mi inseguono e cercano di mettermi fuori combattimento, ma spero che mio padre possa fermarli. Che niente di più. Qui abbiamo una cassa con le rune. Una è là. Disegno. Forse una mappa. Oh, forse una mappa del tesoro. Mazzonir, sovrano di uomini e bestie. Sono venuto nel suo regno per scoprire se si sia procurato gli ingredienti per forgiare l'armatura leggendaria, ma ho trovato solo morte e sofferenza. Lascio questa offerta per coloro che hanno sofferto per il Re Nano.
La ricompensa è un incantesimo raro, una lega di Leiptr, 5 pezzi d'acciaio di Svartalfheim temperato e 6.000 pezzi. 6.000 d'argento, immagino. Lì c'è il secondo, quindi uno, due. E ci deve essere un terzo da qualche parte. Vabbè, dunque. Questo l'abbiamo aperto. Oggetto leggendario, hai raccolto 3 delle 3 mele di Yon, necessarie per aumentare la vita massima. Quindi hai raccolto 3 mele, vita massima aumentata, ok. Potrebbe essere prezioso. Mentre esploravamo il lago di Nove, abbiamo trovato questa splendida polena. Forse è tutto ciò che resta di una nave che un tempo affrontò grandi avventure. Ce ne saranno altre sparse tra queste relitte e spiagge? Ci potremmo guadagnare un po' di argento? Ok, e questo l'abbiamo fatto. Adesso però dobbiamo. Ah, adesso sì. Però dobbiamo trovare un modo per salire lì, ma io non vedo nessun modo in realtà. Facciamo una cosa. Vorrei aver fatto un viaggio del genere con la mamma. Lei sapeva combattere, non è vero? Sì, combatteva splendidamente. Allora, per il momento lì non c'è un modo per andare da quella parte. O almeno non è visibile. Quindi è possibile che magari si sblocca più avanti. Vediamo che cosa c'è dall'altro lato. Di qua. L'hai chiuso. Qui c'è una barca, ma in realtà non c'è altro e onestamente adesso non mi andrebbe di andare in giro da quella parte, visto che comunque dovremo andarci comunque più tardi, quindi niente, saliamo su. E apriamo di qua. Andiamo! A terra! Armista! Sono spariti!
cavolo, mi si è attivato. Mi si è attivato per sbaglio questo. Vabbè. Apriamo questo. Guarda qui, un altro. Guarda, il serpente del mondo. È più grande di quanto credessi. Oh, guarda, ha morso Thor. Oh, lo morderà, almeno sembra. Allora, 3 di 11, ok, i giganti hanno lasciato gli altari che non erano la loro storia, ok, questo l'abbiamo visto già nelle scorse puntate. Eccolo, il serpente del mondo che attraversa tutte le acque di Midgard. È l'unico abbastanza grande da battere Thor. Non mi sembra vero che l'abbiamo incontrato. Ok. Andiamo avanti. Dunque, qui che dice? Non riesco a leggerli. Sul serio? Te l'ho detto, dovremmo tornare con un codice. Anche questo. Cos'è? Che puzza! Veleno. Fuori! Ok, come prima usiamo questo e passiamo, così neutralizziamo l'effetto del veleno. Ok, altro animale nuovo. Allora, il Tazzerwurm è in parte rettile e in parte felino. Scava sottoterra per accorciare le distanze tra lui e la sua preda. I suoi artigli e i suoi denti sono molto affilati, ma ciò a cui dobbiamo fare molta attenzione è quel barbiglio velenoso sulla coda. Allora, cosa c'è qui intanto? Questo. Ehi, è un frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altri. Eh sì. Uno di quattro. Lì poi c'è qualcosa, ma... Ok, questo non posso interagire neanche con questo, mi sa. Sali un po'. No, ma cos'erano? Avevano un odore orrendo.
Tua madre li chiamava bastoni del disprezzo, veleno magico. Mi ha insegnato a neutralizzarli. Eh? Rido l'idea di lei che ti insegna qualcosa. Già. Ok, andiamo avanti. Cosa abbiamo qui? Ok, mappa aggiornata. Quanta nebbia c'è qui? Un altro nano. Dovremmo... No. La sua presenza non ci riguarda. Scusami, ma... Dove hai trovato quel... ascia? Questo riguarda solo me. Non lo metto in dubbio, ma conosco quell'ascia. Era una delle nostre e... non l'abbiamo creata per te. Fatti da parte. Io non posso. Come no? La donna per cui l'abbiamo fatta. Io le sono molto affezionato. E sarei alquanto dispiaciuto se scoprissi che tu gli hai fatto qualcosa di male. Era di mia madre. L'ha data a mio padre prima di morire. Faye è morta. Eh già. Mi dispiace molto per questo. Era una grande guerriera. E una donna in gamba. Ok. Io renderò migliore la tua ascia. Ma nessuno te l'ha chiesto. Certo, è vero, ma conoscendo tua madre, mi avrebbe chiesto di porre rimedio all'atto di vandalismo perpetrato sulla sua ascia da mio fratello. Lo sapevo, tu sei il fratello di Brock. Ecco. L'altra metà del marchio è qui. Quell'essere blu è tuo fratello. Sì. Ma il mio talento è superiore. Con quale minaccia? Non esagero. Lo giuro su Freya. Non disfare la sua opera. Migliorala e basta. Ok, ma potresti metterla a terra laggiù? Quel manico è lurido. D'accordo, allora... Devo prenderlo. Oh. Oh, quello è sangue secco. Oh. Che cos'è quella? Oh, quella. L'ho chiamata Cielo Via. Su quella montagna si trova un giacimento di rare materie prime. Una volta estratte, mi servirà per trasportarle a valle. E la sai riparare? Neanche per sogno. Meno male che l'ha migliorata, eh. Vabbè, forse perché dobbiamo fare noi qualcosa qui, perciò B. Allora, ora nei negozi sono disponibili le pietre della risurrezione. Acquista pietre della risurrezione per fare sì che Atreus rianimi Kratos in caso di morte. Premi a destra per accedere alla sezione di acquisto del negozio. L'ho fatto. Ok. Premi A per vedere le pietre della risurrezione disponibili. Ok. Esistono diversi tipi di pietre della risurrezione, ma Atreus può trasportarne solo una alla volta. Per acquistare una pietra della risurrezione di tipo diverso, devi prima rimuovere quella equipaggiata usandola in combattimento o vendendola in un negozio. Qui abbiamo una pietra della risurrezione semplice, una pietra magica che risuscita Kratos con una piccola quantità di vita. Premi X quando Kratos muore, Atreus lo rianimerà. Si può portare solo una pietra della risurrezione per volta. Ovviamente abbiamo una sola scelta, quindi... Così. Chiudi. Quando acquisterai una pietra della risurrezione, la vedrai qui.
Ok. E tu, giovanotto? Ok, facciamo una cosa. Miglioriamo anche questo. Adesso possiamo farlo. Aumenta i danni delle frecce e sblocca nuove abilità per l'artiglio acquistabili con XP. Potenzia. Che desideri? C'era qualcos'altro? Andiamo anche con Y, ma voglio farlo un attimo tra un secondo. Abilità. Allora, adesso è possibile fare questo. Con questa abilità non fornisce bonus aggiuntivi. Aumenta i danni delle frecce degli archi da mischia o se no aumenta la velocità di utilizzo. Faccio questo, va. E attivo Atreus e strangolo un nemico. Può eseguire un combo se creato, se lancio, colpisce un nemico lontano. Dai, facciamo questo. Bene, adesso parliamo con questo personaggio. Avete davvero creato l'ascia per mia madre? Oh, la riconoscerei ovunque. È una delle migliori. È stata forgiata con le grida dei troll dei ghiacci. Una ventina, più o meno. Perché lei? Come l'avete conosciuta? Ci aveva cercato lei. Era una persona speciale, che voleva proteggere la gente. Creare l'ascia era per noi l'occasione di dare potere a chi l'avrebbe usato per fare del bene. Parlava persino la nostra lingua. Diceva: Mathorin sem Gengur, Eigin vengum ans. Gengurain. Bravo! Impressionante! C'è molto di lei nei tuoi occhi, sai? Grazie, Sindri. Non mi toccare! Cosa? Non ti ho toccato. Tornerò più tardi. Andiamo. Sei più efficiente, ragazzo. Dai, è andato bene, però, insomma. Allora, vediamo di qua cosa c'è.
faccia questo. Ok. Però ne vedo uno solo. Ah beh sì, perché può essere girato. Allora. Esatto, e questo è uno. E gli altri? Allora, qui ce n'è uno. E credo che abbiamo trovato la forma giusta. Vediamo un po', sì. Ne manca un altro a forma con la B al contrario. Esatto. Oggetto leggendario, ha raccolto 2 di 3 otri di dromele sanguigno necessarie per aumentare la rabbia massima e quindi siamo già a buon punto. Per quanto riguarda invece il resto di questo punto qui, è d'accordo tutto, ma non possiamo passare ancora. Però. Sono strani come Brock e Sindri. No. Chissà perché non vanno più d'accordo. In fondo sono parenti. Sono affari loro, ragazzo. Armatura a fianchi, okay. I simboli runici di questa semplice armatura accelerano la ricarica. Visualizza nel menu. Scarzella arcana. Meno 8 in forza, più 1 in difesa, meno 4 in fortuna, più 5 in carica. Vabbè, quantomeno ci dà un 5 in carica. Vabbè, mettiamo questo. Adesso possiamo, dai, andarcene. Da questa parte. Non capisco. Ci avviciniamo alla montagna. Esatto. Attenzione! Dunque, potrebbe essere andata da quella parte, ma io intanto vado da qui, da questa parte qui. Laggiù. Oggetto comune, armatura di armatura a braccia. I simboli runici su questa semplice armatura accelerano la ricarica. Visualizziamo. Meno 8 in forza, più 1 in difesa, meno 4 in fortuna, più 5 in carica. E vabbè, dunque sì, diciamo che va bene. È che però così stiamo perdendo un po' in forza.
vulnerabile alle tue frecce. Dalla distanza praticamente dobbiamo farci. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, un aggiornamento. Qua dice: la sua polvere velenosa rilascia sostanze nocive nell'aria. Se mio padre vi entra in contatto, sarà avvelenato e subirà danni. Ragazzi, facciamo così per questo episodio. Mi fermo qui. Ci vediamo la settimana prossima con God of War. Andremo dentro questa grotta. Vedremo dove riusciremo ad arrivare e continueremo la scalata verso questa montagna. Io vi ringrazio per aver visto questo video, scrivete sui commenti eventualmente cosa ne pensate e ci vediamo prossima settimana. Ciao, vi amo tutti!